Buongiorno e bentornati sul mio canale a tutti i vecchi iscritti, benvenuto a te se sei qui per la prima volta. Oggi sono qui per un SOS tu Valentina, infatti sul gruppo, sia l'anno scorso quando è arrivato il periodo di Natale, sia quest'anno, leggo un sacco di post di questo tipo: aiuto, il mio Pandoro non lievita, che faccio? Butto tutto, l'ho messo a lievitare 24 ore fa, ancora non si è mosso, Valentina aiutami, che cosa devo fare? Perché è successo? Ho seguito la ricetta la lettera e non capisco perché non lievita. Fermi tutti, arrivo io, vi aiuto, vi spiego. Calma e sangue freddo. Adesso vi dirò tutti i motivi per i quali può succedere che un pandoro non vuole proprio lievitare e poi vi dirò cosa dovete fare se succede anche a voi. La prima cosa che mi sento di dirvi è: fare un panettone, fare un pandoro è una cosa molto molto difficile. Non è come fare un ciambellone, non è come preparare una pasta frolla, ok? Quindi è normale che i primi tentativi possano fallire. Dovete sapere che anche io, prima di riuscire nell'impresa, prima di riuscire a capire come fare nel modo giusto un pandoro e un panettone, ho dovuto seguire diverse ricette, ho dovuto capire, come potermi organizzare con gli strumenti a disposizione che avevo in casa e qualche volta ho fallito anch'io, non è che subito mi sono venuti bene, quindi anche voi prendetela con molta calma, cercate di rilassarvi, siate coscienti che state facendo un'opera di alta pasticceria, una cosa difficilissima e quindi ci sta che magari qualcuno potrebbe fallire nell'impresa, quindi non ve la prendete, non dovete sentirvi incapaci se non riuscite a fare un pandoro o un panettone, è assolutamente normale, capita a tutti, ok? Come vi dicevo, i motivi per i quali potrebbe fallire il vostro tentativo, quindi i motivi per i quali potrebbe non lievitare l'impasto, sono tantissimi. Adesso vi dico gli errori più frequenti che vengono fatti. Allora, il lievito potrebbe non essere abbastanza maturo, quindi molte di voi sono sicura che hanno provato a fare il pandoro con un lievito troppo giovane, oppure con un lievito trascurato, quindi che non era abbastanza forte per riuscire a far lievitare un impasto così tanto complesso, diciamo così. Se avete un lievito giovane, non vi consiglio di preparare un grande lievitato. Dovrebbe avere come minimo 6 mesi, secondo me, un lievito per provare un'impresa del genere, poverino. Poi dovete prepararlo nel modo corretto, quindi dovete seguire tutta quanto una procedura che prevede 3 rinfreschi in giornata, ma non solo questo, prevede che nel corso del tempo voi abbiate cambiato la farina al vostro lievito utilizzando alla fine soltanto quella del grande lievitato. Questo cambio di farina potrebbe stressare i lieviti, potrebbe indebolirli e quindi nel cambiare la farina potreste indebolire il lievito ed arrivare a preparare il vostro grande lievitato con un lievito indebolito. Quindi questo qui potrebbe poi non far lievitare l'impasto. Come fare a capirlo? Dici Valentina, allora non la cambiamo questa farina? No, la farina la dovete cambiare, però dovete verificare se il vostro lievito sta bene controllando quanto tempo ci mette a raddoppiare. Quando seguite la tabella di marcia che prevede i famosi 3 rinfreschi in una giornata, innanzitutto dovete aspettare che il lievito raddoppia prima di rinfrescarlo la seconda volta e di nuovo dovete farlo raddoppiare prima di rinfrescarlo la terza. Se il lievito non raddoppia nelle ore giuste, è un lievito debole, quindi rinunciate all'idea di fare il pandoro quel giorno lì, fatelo il giorno dopo, ripetete i rinfreschi. Dovete essere sicuri di impastare con un lievito che sia al punto giusto, forte abbastanza, altrimenti l'impasto non lieviterà. Quindi il lievito, potrebbe essere la causa del vostro fallimento, ecco. Un altro motivo per il quale gli impasti dei grandi lievitati non riescono a lievitare, mi sto ripetendo tantissime volte, è che non sono abbastanza incordati. Questo tipo di impasti sarebbe l'ideale eseguirli con la planetaria. Se la planetaria non ce l'abbiamo, ci possiamo organizzare con uno sbattitore elettrico. Se non abbiamo neanche lo sbattitore elettrico, impastiamoli a mano. Ma la cosa importante è assicurarci che siano perfettamente incordati, perché se così non è, il nostro impasto non riuscirà a lievitare. Quindi il secondo motivo per il quale tanti impasti dei pandori o dei panettoni non riescono poi a svilupparsi è che non sono stati incordati correttamente. Il terzo motivo, e credo che sia anche quello più frequente per il quale gli impasti non riescono a lievitare quando facciamo un pandoro o un panettone, è che non li facciamo lievitare alla giusta temperatura. La cosa più corretta, la cosa più che fanno i grandi pasticceri quando preparano questo tipo di dolci è che li mettono a lievitare in una camera di lievitazione che mantiene una temperatura costante e corretta, quella giusta, ok? Se noi a casa non abbiamo una camera di lievitazione, normalmente che cosa facciamo? Mettiamo a lievitare gli impasti
impasti nel forno con la lucina accesa, così faccio anche io. La lucina accesa del forno è sufficiente per creare il calore giusto per far lievitare i nostri impasti. Però tutte le persone che non hanno questa funzione nel loro forno, cosa devono fare? Allora, alcune persone nel gruppo l'anno scorso ho letto che si sono industriate mettendo per esempio delle pentole di acqua bollente all'interno del forno, oppure delle borracce piene di acqua calda dentro una scatola di plastica con dentro l'impasto per scaldarlo, oppure hanno inserito all'interno del forno una lampada da scrivania, insomma hanno cercato di scaldare degli ambienti per far lievitare l'impasto lì dentro. Però, come potrete immaginare, questo tipo di riscaldamento che noi ci inventiamo non è costante nel tempo, potrebbe non raggiungere la temperatura corretta e quindi per questo motivo, secondo me, moltissimi impasti non riescono a lievitare nella maniera giusta. Un altro motivo per il quale molti impasti non riescono a lievitare è che la ricetta non viene seguita alla lettera. Allora, se noi vogliamo essere creativi, cambiare le farine, aggiungere o togliere delle uova, a delle normali ricette come un pan brioche, come una torta di mele, va benissimo, possiamo farlo. Però io vi consiglio che, soprattutto se sono le prime volte che provate a fare un grande lievitato, seguite la ricetta alla lettera. Se vi viene detto di comprare un certo tipo di farina, c'è un motivo, magari perché è una farina che deve reggere una lunga lievitazione, che deve riuscire ad incordare un impasto così complesso. Insomma, quelle ricette sono ricette difficili, studiate, provate tante volte, e la scelta di quegli ingredienti è importante. Quindi mi raccomando, soprattutto se sono le prime volte che seguite una ricetta per un grande lievitato, seguitela alla lettera. Queste sono le cause più frequenti per le quali un grande lievitato non vuole lievitare. Adesso veniamo al dunque, e cioè, se stai guardando questo video perché hai lì un impasto di un pandoro o di un panettone che non ti sta lievitando e vuoi sapere cosa devi fare, ascoltami bene. Allora, innanzitutto, sicuramente se stai seguendo una mia ricetta hai impastato di sera, perché io normalmente consiglio di fare 3 rinfreschi in una giornata e fare l'impasto la sera. Allora, il mattino successivo non ti spazientire se non lo trovi lievitato, perché la maggior parte degli impasti, per quanto riguarda la prima lievitazione, impiegano anche 16 ore, 20 ore, anche 24, quindi non ti preoccupare. Aspetta 24 ore, quindi arriva la sera successiva e vedi che cosa succede. Allora, se il tuo impasto sta lievitando ma ancora non ha finito di lievitare, va bene, devi solo aspettare che sia pronto per procedere con la ricetta. Se invece dopo 24 ore il tuo impasto proprio non si è mosso da lì, puoi procedere in due modi. Se vuoi dargli ancora una chance, aspetta fino al mattino successivo e vedi che cosa succede. Se invece non te la senti, sei spiazzentita, hai paura che si stiano rovinando gli ingredienti, fai così: prendi il tuo impasto, rovescialo in una ciotola, aggiungi una bustina di lievito per dolci, rimpastalo un po', versalo in uno stampo per ciambellone e mettilo nel forno. Avrai fatto un buonissimo ciambellone con cui fare colazione, profumato di pandoro, così non avrai sprecato tutti quei begli ingredienti. Veramente, quando sento le persone che dicono "non mi lievita il pandoro, butto tutto", mi dispiace tantissimo, perché sono buoni ingredienti di ottima qualità, è un peccato buttare tutto nel secchio della spazzatura. Quindi fai come ti ho detto, almeno avrai comunque realizzato un buon dolcetto e non avrai sprecato tanti buoni ingredienti. Spero come sempre di esservi stata utile con questo video. Se è così, mettete like qui sotto, iscrivetevi al canale, accendete la campanellina per essere sempre informati su tutti i video che pubblico, e mi raccomando, continuate a seguirmi. Adesso vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao a tutti!